In questi giorni in cui la Chiesa ha ricevuto proprio nuovi cardinali, questo è avvenuto sabato ieri, altro ieri meditazione con Santo Padre, oggi la messa con i nuovi cardinali, l'Angelus, erano secondo me i giorni di grande meditazione da parte del nostro Papa sulla misericordia del Signore. Il mondo deve guarire, deve. Il mondo deve guarire. Però come si guarisce? Oggi proprio abbiamo un ennesimo esempio. Non si guarisce da solo. Il lebbroso non si spaventa della legge, legge molto dura, legge molto dura. Avete sentito la prima lettura? Deve essere proprio separato da tutti, deve, finché dura questo male, deve andare e gridare che è impuro. E questo povero lebbroso osa di avvicinarsi a Gesù, desidera il contatto con Gesù, perché è convinto che solo presso di Lui può trovare il conforto. Solo presso di Lui può trovare l'aiuto, perché Gesù, se non abolisce la legge antica, però dà a questa legge il cuore di carne. Gesù porta una rivoluzione con il discorso della montagna alla legge antica, legge dura, che paga occhio per occhio, dente per dente. Ma Gesù non si comporta così, perché Gesù abbraccia, Gesù accoglie, Gesù trasfigura il male in bene, la condanna in salvezza, l'esclusione in annuncio, perché è misericordia, è venuto proprio per rivelare il volto misericordioso, compassionevole del Padre. Cari fratelli, noi dobbiamo, ecco, attorno a questa lebbra guardare proprio il male che c'è dentro di noi a causa dei nostri peccati, gravi o non gravi, perché la lebbra è divenuta simbolo del peccato. Il peccato provoca veramente una devastazione, distrugge il corpo. Quando l'uomo vive nel peccato, non ha uno sguardo sereno, non ha una gioia serena, un linguaggio bello. L'uomo è coperto di tante piaghe interiori, non è, ha una inquietudine dentro di sé con il peccato. Se Dio ci facesse vedere il danno causato da un solo peccato veniale, dico veniale, da un solo peccato veniale, veglieremmo giorno e notte e saremmo pronti a rinunciare alla vita più di non commetterlo. Credetemi a queste parole dette appena. Curato d'Ars ha avuto una tale visione dei propri peccati, ha avuto, lui, santo curato d'Ars,
e tanti altri mistici hanno avuto una tale visione. Perciò intanto cerchiamo di chiamare il peccato con il suo nome giusto. Questo lo dico non per suscitare uno spavento, ma una consapevolezza del danno che può provocare alla nostra vita, ai nostri ambienti, alla nostra salute. Perciò il Signore, se andiamo un po' oltre il Vangelo di oggi, quando li portavano malati perché siano guariti, perché i ciechi riacquistano la vista, i paralitici iniziano a camminare, riacquistano capacità di camminare, lui non fa questo miracolo. Prima va al cuore dell'uomo: i tuoi peccati ti sono perdonati. E non sempre l'uomo gioisce per questo. Tante volte mormora ancora: ma io sono venuto per ricevere la guarigione. Vanno, diceva padre Pio di Pietralcina, fanno tutti questi pellegrinaggi, migliaia di chilometri, pagano tanto denaro per arrivare, per fare che cosa? Per dire al Signore: Signore, toglimi la croce. E tornano a casa ancora con il peccato. Camminare con due piedi, con dentro tanti peccati, o bestemmiando Dio, o offendendo fratelli, certo che non serve allora a niente questo camminare, perché è un camminare verso l'inferno. E allora bisogna fermare una tale situazione, bisogna fermare. E chi può fermare questo? Dio. Dio ha il potere di cancellare questa situazione drammatica. E allora non dobbiamo vergognarci o avere paura di osare di andare proprio dal nostro Signore. Non dobbiamo vergognarci o... È anche bene, Papa Francesco disse, certo, quando uno va nel confessionale deve denunciare quello che ha combinato, è anche bene che si alza un po', diciamo, la pressione, l'agitazione interiore, ma fa anche bene. Però non dobbiamo, ecco, vergognarci, e non ci portiamo dietro questa terribile malattia, non andiamo a lavorare con il peccato o andare a trovare amici con il peccato dentro. Cerchiamo di liberarci. Quindi, cioè, voglio dire, non solo prima di andare a accostarci all'altare cerchiamo, ecco, di mettere ordine dentro di noi, ma anche quando ci accostiamo all'altro altare, che sarà trovare il nostro amico, fidanzata, fidanzato, trovare un collega di lavoro oppure un altro incontro, andiamo a questo incontro guariti. Allora sarà bellissimo incontro, sarà molto bella anche la cena, pranzo o altri momenti che potremo vivere insieme. Ma andare guariti. Noi potremmo stare qui mille ore, stare qui davanti a Gesù chissà quanto, ma senza frutto, se non parte dal nostro cuore la domanda: Signore, se tu vuoi, puoi sanarmi, puoi illuminarmi, se tu vuoi. Ecco, se non parte questo desiderio da parte nostra, non si muove lui, non si muove. E Gesù dice: certo, io voglio,
sì guarito, sì purificato. È quello che conta. Quello che conta, chiedere, mettersi in ginocchio e chiedere al Signore l'aiuto in nome della sua misericordia. Chiedere questo, perché solo Lui può guarire, perché dal suo cuore sgorga per noi grazia su grazia. Grazia su grazia. Gesù si trova su tutte le nostre strade. Faustina Kowalska, oggi è il suo onomastico, 15 febbraio. Lasciamoci dire da lei qualche cosa, visto che siamo qui in questo tempio dove veneriamo un pezzo del suo corpo santo. Lei ci dice: Gesù vi insegue su tutte le vostre strade, non per spiare o per farti vedere quando fallisci e per mostrarti che hai sbagliato, assolutamente niente di questo. Insegue per fissare lo sguardo d'amore su di te, fissare lo sguardo di misericordia, per tendere la mano come l'ha fatto per lebbroso, tese la mano e farti proprio alzare. Sì. Perché, cari fratelli, proprio, vedete, la Papa Francesco proprio oggi disse: questa è la misericordia di Dio, cioè che il male può diventare occasione, e per Gesù diventa occasione di avere contatto con noi, contatto con noi. Cioè, dinanzi al male compiuto, dinanzi al peccato, qual è la reazione di Gesù? Lui non fugge, non scappa, ma viene, si avvicina per stare con questo male, con noi. Il nostro male diventa il luogo del contatto. Gesù prende da noi la nostra umanità malata, dice Papa oggi, e noi prendiamo da Lui la sua umanità sana e risanante. Prende su di noi il terribile peso del nostro peccato, del nostro male, e combatte. E noi, ecco, diamo più che permesso a questa lotta, permettiamo di toccarci da Gesù, ma cerchiamo questo contatto, cerchiamo questo contatto soprattutto, cari fratelli, presso la nostra madre che è Chiesa, la nostra madre Chiesa. Che nei confronti della Chiesa Faustina diceva che è una madre che ci prende per mano. E oggi Santo Padre non solo ai suoi collaboratori, ma a tutti gli uomini disse quelle parole vibranti, che sono anche una preparazione al sinodo seconda parte quest'anno sulla famiglia, ma anche ad una continua svolta nella nostra vita dal punto di vista di misericordia. E dice così: la strada della Chiesa è quella di non condannare eternamente nessuno. Queste sono grandissime parole. Io vorrei andare
per tutte le strade, soprattutto magari andare di notte quando escono tante persone, chi per rubare, chi per violentare, chi per uccidere, chi per combinare altri guai, eccetera, di solito di notte, oggi se anche di giorno esce. Ma dire questo, la strada della Chiesa, dice il Papa, è effondere la misericordia di Dio a tutte le persone, attenzione, non per imposizione, a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero. Perciò non basta essere come siamo, dobbiamo chiedere, invocare questo aiuto, allora verrà. Tu, se sei malato, se non vai da medico e non chiedi aiuto, non sarai guarito, o aiutato almeno. Ecco perché la strada della Chiesa, dice il Papa, è uscire e adottare totalmente, non imparzialmente, la logica di Dio, che è quella di misericordia. Bellissimo. Sono stupende queste catechesi continue sulla misericordia del nostro Vescovo, che ha abbracciato proprio nel suo stemma questo sguardo di compassione verso tutti gli uomini smarriti, soli, abbandonati. Oggi, accanto a Faustina, ricordiamo anche il suo padre spirituale, Beato Michele Sopočko, proprio questo sacerdote santo, forte, ha guidato con pazienza e umiltà questa sua figlia spirituale, Maria Faustina Kowalska. L'ha guidato così bene, lei si è sottoposta all'obbedienza sua, ha poi mantenuta corrispondenza, tutti e due hanno visto i prodigi che venivano da questo Gesù misericordioso. Tutti e due hanno visto le prime immagini stampate, perché Faustina informava suo padre spirituale come sta andando questa causa non facile della Divina Misericordia. E questo sacerdote è morto proprio il 15 febbraio, proprio nel giorno in cui la sua figlia spirituale compiva onomastico. È molto bello questo, quando è stato beatificato alcuni anni fa. Ecco, la festa liturgica è fissata proprio per 15 febbraio. Quindi lo vogliamo anche accogliere in questo Tempio della Divina Misericordia. E infine accogliere nella Divina Misericordia il nuovo cardinale che abbiamo ricevuto da poche ore per questo Tempio della Divina Misericordia, perché la sedia cardinalizia è vuota da quanto il cardinale Fiorenzo Angelini è morto. E quindi abbiamo ricevuto nuovo cardinale Dominique Mamberti, possiamo dire con le parole nostre umane, ministro della giustizia della Santa Sede. Allora, proprio questo, abbiamo già trovato ieri, siamo andati a salutarlo, lui disse attraverso il santino che ha stampato tutto sulla misericordia, lui, possiamo dire, impegnato nel giudizio, va bene? Nel giudizio ha scritto: la misericordia supera ogni giustizia. Tutti eravamo commossi dinanzi a quelle parole così incise nella sua anima, nel suo cuore. Tanto amo anche io Gesù misericordioso e sono felice di poter entrare come titolare cardinale nella Chiesa della Divina Misericordia. E questa è una grazia. Poi quando verrà vi annuncerò certamente quando lo introdurrò, ecco, nella sede cardinalizia di questo Tempio. E queste sono le riflessioni che volevo porre proprio attorno a questo Vangelo che riguarda tutti noi. Inginocchiarsi, invocare umilmente: Signore, se vuoi, tu puoi guarirci. Chiediamo questo per le nostre famiglie, per tutti noi
che siamo qui radunati, perché non rimaniamo chiusi o pieni di paura o di incertezze nei confronti del Signore. Il Signore è sarà sempre pronto a darci la sua accarezza e a usare la compassione, pazienza e non solo, e poi accompagnarci nel nostro cammino. Sia lodato Gesù Cristo.